Allora, partendo dal presupposto che so già che qui sotto sarà pieno di commenti tipo hashtag 100k, hashtag piamose tuzia qua pelata, hashtag tagli auguri fede, vi ringrazio, anche perché stavate commentando, vero? Cioè, se non state commentando andate a commentare subito. Premessa questa cosa, volevo dirvi che questo è un video che appunto vi spiegherò tra poco che video sarà, ma lo speciale vero e proprio uscirà lunedì, questo lunedì che verrà, quindi il 26 marzo ci vediamo alle ore 14:30 sul canale con lo speciale 100.000 iscritti. Ci sarà da divertirsi, ragazzi, sarà un video appunto molto speciale, quindi non mancate. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. Ragazzi, allora, non so quando vedete questo video, sicuramente dopo lo speciale dei 100.000. Io in questo momento li ho raggiunti, guardate qui, 100.005, non li vedete? Ok, forse sì. E il problema, o la cosa figa, è che in questo momento il mio amico Matteo Filipponi, che saluto, che insomma appunto lo sapete perché mi fa tante foto fighe, seguitemi su Instagram, fate quello che vi pare a voi, oggi non è importante, mi ha appena mandato su WhatsApp. E vi farò lo screen, ve lo faccio in questo momento. Tutta YouTube Italia riunita per Federico Marconi. E questo è il mio regalo, goditelo, però registrando la reazione. Io non avevo letto il suo messaggio, ho deciso comunque di munirmi di cuffiette perché l'ultima volta che c'è stata una cosa del genere, io ho pianto quasi. E tra l'altro ho pianto proprio nel momento in cui, non ve lo dico, però vi lascio nelle schede il video qui sopra, ed era quello dei 10.000, capito? Cioè anche lì si passava da uno zero in meno a uno zero in più. Quindi adesso, allora, io metto tutte e due le cuffiette, chiaramente, raga. Partiamo con Matteo, che comunque è un bel ragazzo. Matteo è veramente un bel ragazzo. Guardate che bel ragazzo che è Matteo. E allora partiamo tra 3, 2, 1. Fede, hai fatto 100k? Oh, ma quanti sono 100k? Sono troppi! Au, hai fatto 100k! Sono veramente troppi, so! Sono contentissimo che tu hai Questa raggiunto musichetta sotto. 100k! Vediamo, io almeno non Questa vedo l'ora che tu fai il musichetta. milione! Mi sono un po' preso la briga di Milione, contattare tutti ciao. per farti gli auguri, quindi, essendo un ragazzo di Basta poche con parole, messaggi. come tu sai, e lascio subito la parola agli altri, ci vediamo il prima possibile! Bella Fede, come dici te, never give up! Oh cazzo. Questa è bella, never give up. Bella Fede, sono Sespo e Ciao, che Edo, dire, bella. finalmente anche te hai raggiunto la soglia dei 100.000 iscritti. Veramente complimenti perché è da tantissimo tempo che te ti ci impegni su YouTube con tantissima passione e vorrei dire anche costanza, però sappiamo come sei pazzo. Costanza, no. Complimenti per questi 100.000, in bocca Grazie, al Edo, lupo per grazie. tutto. Mi ricordo come fosse ieri quando io e te ci siamo visti per la prima volta. Eri vestito Eravamo da milione, precisamente eri sotto brutto, brutto. l'obelisco a Via del Corso, il Pincio, lì abbiamo girato Però non lo dicevi insieme. Poi siamo assolutamente. diventati tanto amici. Abbiamo continuato a frequentarci. Io che sono venuto da casa tua, te che sei venuto a casa mia. Le figure di merda che abbiamo fatto insieme. Abbiamo passato veramente tantissimi bei momenti insieme e sono sicuro che ne passeremo altri. Fatti questa promessa. Ora che hai superato i 100.000 iscritti, devi essere costante nei Ci video. È provo. una promessa È tra una me promessa e te. che faccio Ci anche a voi. prometto. Ci vediamo presto, Ciao, cucciolo. bello. Un bacione. E finalmente ci sei Amica arrivato mia. anche tu. Ti conosco ormai da praticamente 8 anni e questo momento veramente lo aspettavi da sempre, l'hai sempre aspettato, l'hai sempre sognato ed hai sempre lavorato per arrivare a questo traguardo. Ed io ti giuro, non potrei essere più fiera di te. Ti ho seguito in tutto questo tuo percorso su YouTube, che poi ad un certo punto è diventato anche un mio percorso su Sì, YouTube, ma sì, sì. questa cosa non è importante ora perché ci dobbiamo soffermare su di te, perché sono i tuoi 100.000 iscritti. E oddio mio, quanto è strano da dire, 100 Io che che non ho le metabolizzato, immagini fatti adesso. 100.000 No, persone? Ora 100.000 parliamo persone, seriamente. sì. 100.000? Sai quante so Mamma mia. 100.000 persone? Cosa di. Io neanche mi riesco a immaginarle 100.000 persone. Te hai avuto 100.000 persone che hanno cliccato il tasto iscriviti al tuo canale, che ti sembrava la cosa più stupida del Non lo è, mondo. Ma se non lo te è. solo ci Io non provi, mi lasciami limito al numero, memorizzare ragazzi. tutto, Lo sapete. è Chi mi segue da allucinante. È tanto, chi mi conosce, lo veramente. sa. È Sei veramente arrivato a poco, questo capito? traguardo, non so come, te l'ho detto già tante volte, non so come ci sei arrivato effettivamente. Non tanto per la qualità dei video che porti, ma per il Il computer computer di che hai. Dio, c'hai un merda. computer Mamma mia. che ti sta È morto. abbandonando. Funerale Però del ci hai mio fatto computer. Cioè, 100.000 iscritti capito? con quel Volere è computer. E potere, questo, volere è sai cosa potere. significa? E mi ci metto, ti giuro, ci metto una mano sul fuoco, che se uno è bravo a fare qualcosa, se uno ha veramente passione, ci si impegna a fare quello che fa.
I traguardi li raggiunge, pure se non ha la reflex e pure se non ha il computer da 5.000 euro. Quelli assolutamente ti rendono la strada più facile, quello che vuoi. Ma se te non hai passione, non hai grinta e non hai voglia di fare, puoi avere tutte le attrezzature di sto mondo, ma non ci arrivi a certi traguardi. Ora ti continuo a fare i complimenti perché è l'unico momento dolce, perché non sono mai stata dolce. È vero, lei è molto... Goditi questo momento. Continuo con i complimenti perché sei rimasto te stesso. Da quando ti ho battuto a FIFA no, basta questa storia! Che ti i video con l'iPad sullo schermo, sul televisore, nella vecchia casa... Ad oggi che ci becchiamo per registrare il tuo speciale 100.000 iscritti, esempio, non sei cambiato di una virgola. Non so se è positiva questa cosa. Ed è veramente una cosa che io apprezzo in una maniera assurda. Te sai che io ho sempre odiato le persone che, diciamo, cambiavano solo per i numeri, oppure, diciamo, modificavano la loro vera passione solo per prendere la cosa che in quel momento fa più views. Te non l'hai mai fatto. Cioè, aspetta, nel senso, sì, ci sono certi video che hai fatto che magari, ecco. Non dico che erano solo per views, però ovviamente non era proprio una passione. Nel senso, la passione c'è. Certo, però nel senso, no, non per certo. Il calcio, peraltro, ma non ne parliamo. Il calcio, ok, te sei stato in fissa con la carriera allenatore, con il calcio in generale, da quando eri in ogni appetto, da quando io stavo in prima media, ok? Eri alto così, con tutti i capelli ricci sgravati, che stai diventatissimo, ma veramente tanto, con le cose di calcio. Mi ricordo che venivo da te e avevi visto quadernone che c'hai ancora, tra l'altro, con tutte le magliette disegnate, con tutti i pronostici, con tutti i finali delle partite, con tutte le cose. Io sinceramente neanche so quanta voglia avevi di fare queste cose. Ti metto un attimo in pausa, regà, no, perché magari molti nuovi, cioè, alcuni dei 100.000 sta cosa la sanno, ma non tutti. Cioè, giusto per farvi rendere conto, questi sono soltanto tre dei quaderni dedicati. Faccio vedere questo, che forse esteticamente è anche il più bello. Guardate, eh. Poi è durato pure poco, cioè mi disegnavo le formazioni, le magliette personalizzate dopo un tot. Avevo il Brasile, allenavo. Le partite, i risultati, i marcatori. Però questa appunto è l'ennesima cosa che fa capire quanto tu ci tenga a questo canale. E quando dico che forse sei uno di quelli che questi 100.000 iscritti se li merita di più, sono seria. E quindi niente, Fede, auguroni ancora per tutto. Ora puntiamo verso il 500.000 di iscritti. Dai, perché 1.000.000 non è troppo. Facciamo 500.000 di iscritti, che è onesto. Non perché ci posso arrivare. So che ce la farai, tu ci devi impegnare. Mettiti da parte i soldi, però fatti un buon computer, perché non posso più vedere quello che c'è te. E niente, un bacione, noi ci vediamo il prima possibile, così ti faccio gli auguri dal vivo e ti do un bel abbraccio. Cucciola, domani salve, ci vediamo, no? Mio zozzo cane. Amore! Grazie! 100.000 iscritti. Butti in nove. Solo 100.000 iscritti, quindi mo che ti arriva? Che cosa ti arriva? Un cazzo ancora, cioè Maria. Voglio sentire che ti arriva, dimmi. Ma sono lenti, Maria, non te sto a dire. Zozzo cane, a parte scherzi. Io veramente ti faccio i miei più sentiti auguri, te meriti veramente tutto questo, sei un grande youtuber e un grande amico, mi hai sempre invitato a tutti i tuoi eventi, tu ci siamo divertiti sempre poi, non è che dici mi inviti poi ti rompe, no, quindi Sorcione, io ti mando un bacione grande, e, cioè, no, dimmi, quanto rompi il cazzo tu, guardalo, sei, te rifà anche lui gli auguri. Ciao. Giusto. Ciao Fede, giusto. Ti Snow voglio mi fare i più sentiti. Sergetto, questo bello grandissimo ragazzi. Traguardo che sono 100.000 iscritti. Te li meriti tutti, sai già cosa penso di te perché sono stato uno dei tuoi primi fan e quindi ti ho visto veramente crescere su YouTube da quando avevi 100 iscritti, mi ricordo lo speciale 100 iscritti su GTA fino ad ora che ne hai 100.000. Sono veramente felicissimo per questo traguardo. Continua così e continua a fare quello che ti diverte. Ciao. Bello Fe, auguri per i 100.000 iscritti. Come vedi, sono appena rientrato a casa che mi sta a morire di freddo. Mamma, oggi c'è un freddo a Roma. Fa proprio freddo. Lo so, c'hai ragione, zio. C'è ragione. A Roma in questi giorni. Comunque, auguri grazie. Per i 100.000 una cosa cosetta così. Non so quanto 100.000 penso. 10.000. Mo tu sei 100.000 e sono 200.000, quindi penso alla strada che stiamo a fare. Quindi complimenti per questo traguardo, che non mi dispiace, ma è la classica frase fratta, ma stavo soltanto all'inizio. No, è vero. La meriti. È vero, meriti, è vero. Dai, grazie. Allora, bello, Tati. La luce di bello, Tati. Io volevo fare gli auguri a Federico Marconi per i 100.000. Che è Dio? Cos'è? L'abbiamo fatta, anche dico ce l'abbiamo perché manca poco a me, ma finalmente i 100.000, la soddisfazione è unica e dai, si va avanti. Grande Fede. Ciao Fede, auguri. Bello, per i 100k. Finalmente ci sei arrivato anche te, mannaggia quanto tempo. Uno dei migliori videomaker che conosco. 10.000, madonna, erano
pochissimi. Adesso 100k mi sta a far male, perciò, perché è la 20ª volta che provo a registrare. Finalmente sei arrivato a 100k e so tantissimi. Te ne meriti molti altri. Assolutamente, sei una bravissima persona, un bravissimo youtuber. Hai tutte quante le capacità per salire ancora più in alto. Quindi auguri ancora, un bacione, ci vediamo presto. E auguri ancora per i 100k. Ciao Fede, sono anch'io qui in questo video speciale per i tuoi 100k bomber. Finalmente ce l'hai fatta, ci sei arrivato, 100.000 iscritti. Ricordo le prime volte che ci siamo conosciuti al Games Week del 2015 a Omix. Forse prima ancora sui gruppi di WhatsApp, quello dell'Ultimate Crew, anzi che era Ultimate Crew al tempo, mamma mia. Che ricordi? E niente, ti sei sempre dimostrato un ragazzo umile su YouTube, simpatico, bravo anche a intrattenere, perché guarda che i tuoi, la scuola fa schifo, mi riguardo tutti. Devo continuarli, muoviti e far uscire il prossimo e non parlare male dei prossimi, te lo dico. E niente, a parte gli scherzi, complimenti ancora e un bacio a te. Ciao bello. Eterosessuale. Fede, sono Smile, oggi pure io sto qui a fare l'auguri per 100.000 iscritti. Non ti chiede perché sto a fare il... Sarà appena svegliato, al bagno, appena svegliato, però vabbè, scialla te, queste cose non ci fa caso. E niente, cioè, te voglio bene, sei simpatico, sei in grande, niente, continua così e poi arriva un milione e fai... I soldi veri! Vabbè, Tony F che butta i soldi da... Dai, ti lo spero. Beh, sta clip di lunga bella. Ebbene sì. No. Arriva quel momento nella vita di... Porco tutto, bro, no! Non importa, di cazzo. Dura. In questo momento sei a 100.000 iscritti, vabbè, ora 100.000, forse un po', 100.000, vabbè, comunque, sei arrivato a 100.000 iscritti o forse li hai anche passati, pensa, forse li hai anche passati. Io volevo congratularmi con te, anche se ho questa... Perché invece io... Lasciamo stare... Perché cazzo, mo facciamo seri. 100.000 iscritti è un gran bel traguardo, soprattutto per te. Per me. Per te che stai su YouTube da... 4 anni. Da 4 anni su YouTube. Ma che cazzo è? Ma favi J.K. Te amo. Comunque, grande, bro, sei un fenomeno. Mi taglio sempre un sacco a fare video con te. Dobbiamo farne un altro. Dobbiamo spaccare dobbiamo tutti i culi del mondo. Dobbiamo sputtanare il mio cugino, perché... E vaffanculo. No. Questo era il mio ti voglio bene, okay, a parte gli scherzi, bro, congratulazioni, sei un grande, continua così, non mollare mai il tuo sogno, mi raccomando. Io up sempre. Da dove posso iniziare? Allora, noi ci siamo conosciuti più o meno 2 anni fa e in pochissimo tempo abbiamo stretto, diciamo, un'amicizia, perché non ci vediamo molto. C'è la sorella carina. Poche volte che ci vediamo ci divertiamo un sacco insieme, quindi sì, possiamo dire che abbiamo stretto un'amicizia in pochissimo tempo. E sono veramente contento di questa cosa, anche perché abbiamo fatto veramente tantissime cose insieme, sia io che te che con gli altri ragazzi. Però adesso stiamo parlando io e te, quindi cioè no, io sto parlando da solo con una telecamera. Io sto anche guardando da solo un telefono, cioè, però tralasciando tutto questo, ti volevo fare i miei più grandi auguri per i 100.000 iscritti, che sono un traguardo immenso. Magari da meno un po', no? Cioè, se per caso ti sbagli. Ti sbaglio, giusto mi sbaglio. No, veramente, no, anche lui merita tanto, Fede. Se ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre più in alto. Bella, no? Bello, Fede. Finalmente 100.000 iscritti. Tutti guadagnati, tutti sudati. E mi raccomando, continua sempre così, Federico, da Fuse Gamer. Un bacione grandissimo. Ho interrotto un attimo il prete. A me non so perché, ma ogni volta che vedo Fuse che mi fa una clip, non lo so descrivere. Cioè, ho i brividi, ho anche un minuto di memoria, quindi devo un attimino cambiare la clip. Però veramente ho i brividi, non lo so. Fuse è una delle persone che apprezzo di più, perché lui è l'esempio lampante di una persona che mi ha seguito inizialmente. Lui era mio fan, mi seguiva da prima che avesse il canale e poi forse anche grazie a me, non lo so, non lo posso sapere, ha coltivato questa passione discretamente bene, direi, visto il suo seguito. E niente, io lo ringrazio e chiaramente rinnovo i complimenti. Prete in borghese, molto sexy arancio, ti volevo fare tanti, tanti auguri per i tuoi 100.000 iscritti. È un grande passo, zitto cane, zitto, devi stare zitto. Quindi bella per te, mi raccomando, questo è un punto focale del tuo percorso. E adesso road to 500.000, 1.000.000, forza dai che sei partito. Bella, cioè, 100 e 100. Fai il bravo. Faccio il bravo.
Ciao, grande Omino! I tuoi 100.000 che ti hanno presentato nella famiglia dei 100k e tra un po' ti arriverà. Tra un po'. Prima arriva, mi cresce la barba. Un po' di tempo comunque. Continua a partire a fare come hai fatto fino adesso, che sicuramente col tempo ti toglierai tantissime altre soddisfazioni, come stai già facendo adesso. Non rubo altro tempo perché ci sono anche gli altri, quindi un salutone, un abbraccio. Un abbraccione. Ci vediamo. Ciao, ciao bro. Federico. Mamma mia, mamma mia. 100.000. Ma come cazzo si fa? Lo sai cosa significa 100.000? Lo sai cosa significa? Che è questa? Cifre. Guarda, ah, faccio vedere questa qui. Vedi questa? Vedi questa? Questa volta faccio che arriverà fra un anno. Fra un anno. Però ne sarai felice e ne sarai contento perché avrai questa. È vero. Federico, 100.000. 100.000 iscritti. 100.000 iscritti. Ti abbiamo visto arrivare dovunque, dovunque in carriera, dovunque, praticamente ti hanno chiamato pure ad allenare in Serie A. Adesso non ti ferma, adesso procedi spedito. Sono frasi che si dicono perché comunque un po' sappiamo, no, come vanno ste cose, ormai sempre in mezzo ai coglioni mi stai, ti vedo più te piuttosto che mia madre, però 100.000 iscritti, mia madre 100.000 iscritti non ce l'ha. Quindi Federico, complimenti, dai, ormai dai. Federico è tutt'uno. Fede, come ho aperto questo video, ci tenevo a chiuderlo. Ancora auguri, ci ho messo veramente tanto per registrarlo. Spero ti piaccia, sono contentissimo che hai fatto 100k, ma già l'ho detto all'inizio. Voglio ringraziare tutti, veramente tutti gli youtuber che hanno partecipato a questo video, perché veramente ci ho messo tanto. Mi sono levato una grande soddisfazione, farti lo speciale. Ringrazio anche chi è stato con me a trovare le clip di youtuber come Giulia, una tua fan che sicuramente conosci. Continua così Fede, te li sei meritati tantissimo, anzi sei uno dei pochi, come ha detto Noxer, che se li è meritati. E niente Fede, auguri ancora, bella. Esatto, è per questo che più che traguardo mi piace chiamarla tappa. È per questo che è never give up, è per questo che siamo soltanto all'inizio. Never give up, infatti. Allora, io ringrazio di cuore tutti quelli che hanno partecipato e... ci sono tante persone che non sono state all'interno di questo video, ma io sono sicuro che se non hanno partecipato è perché evidentemente o Matteo non è riuscito a contattarli tutti, oppure insomma altri motivi. C'è chi non ha partecipato a questo video che comunque mi ha fatto gli auguri in privato, lo ringrazio, e volevo ringraziare voi innanzitutto. Aprire e chiudere una piccola parentesi, dirvi che nel video è stato detto che sì, sicuramente, e in parte è vero, i 100.000 iscritti sono un numero particolare, quindi può essere considerato un obiettivo. Per quanto mi riguarda, lo dico oggi come l'ho sempre detto, per me è un obiettivo secondario. Per me il primo mio obiettivo è sempre stato coinvolgervi, andare oltre ai numeri. Ecco perché in questi giorni, sperando chiaramente, ma questo dipende molto anche da me, non sono del tutto soddisfatto, perché ho notato un po' un distaccamento, al di là degli iscritti che sì, ci sono. Però insomma, dal punto di vista, ecco, delle visualizzazioni, dei commenti, del feedback, che amo sempre, no? Coltivare un rapporto tutt'uno, perché poi le visualizzazioni in realtà rispecchiano il vero rapporto che c'è tra lo youtuber e chi lo segue, più che gli iscritti. Gli iscritti poi lasciano il tempo che trovano. Però comunque oggi bisogna essere contenti, bisogna essere tanto contenti e ringraziarvi davvero tanto. Io, come ha detto Sespo nel video, dovrei essere più costante. Quello che vi prometto è fare il massimo, quello l'ho sempre fatto, ho tolto, anche forse sbagliando, tempo ad altre cose, dandolo a YouTube, perché semplicemente è una delle cose che mi dà più soddisfazioni nella vita, e grazie a me, ma soprattutto grazie a voi. Un bacione e ci vediamo lunedì con lo speciale vero e proprio, non mancate perché lì vi faccio piangere a voi, giuro. Ciao.